Presidente Coppioli, una giornata quasi storica, va detto. Assolutamente sì, perché sentire dopo tanto tempo il rumore, ma anche il profumo che fanno queste moto, è qualcosa che ti fa venire un po' la pelle d'oca, ovviamente. E non vedevamo l'ora, siamo felici di essere qui, anche se sono ovviamente pochissimi piloti, però il fatto di poter solo ricominciare, credo che sia, in una pandemia come quella che ha colpito il mondo, una giornata direi quasi storica, insomma, no? E tutti non vedevamo l'ora, ce l'aspettavamo. Speriamo che d'ora in avanti le cose migliorino sempre di più per poter tornare comunque quanto prima a una normalità accettabile che ci consenta anche di fare delle gare, insomma. Questo è l'augurio che ci facciamo, speriamo tanto che avvenga prima possibile. Secondo lei quali tempi sono ipotizzabili? Ma in generale noi abbiamo pensato di riaprire prima, se sarà possibile, nelle manifestazioni a carattere generale, quindi non parlo solo della velocità ma di tutto, di tutte le discipline, perché ovviamente gli spostamenti sui territori sono limitati. Ma poi questo a giugno e subito dopo a luglio, magari anche a fine giugno, vedremo con delle gare di campionato italiano. Il CIV attualmente ha un programma di 4 gare barra 5, vedremo quello che si riuscirà a fare non appena il governo ci darà il via. Speriamo, mal che vada, comunque di partire qui con la prima tappa del 24-25 luglio, in modo da poter partire. Se fosse possibile anche prima, noi comunque siamo pronti sia con i protocolli e con tutte le linee guida, sia dal punto di vista sanitario, ambientale, organizzativo, e poi dipenderà non certo da noi, dall'andamento della pandemia e dal governo che ci dirà quando possiamo tornare a fare non solo allenamenti come in questo momento, ma anche gare.